Ciao a tutti ragazzi, e un video completamente improvvisato e sinceramente non so neanche quando e se lo pubblicherò, quindi se mai doveste vederlo significa che mi sono decisa perché principalmente non so neanche io il motivo preciso per cui lo sto facendo, ma una cosa che mi sono sentita di voler fare, forse non so, per condividere con voi in qualche modo, in maniera un pochettino più diretta, quello che questo periodo di pausa, diciamo, così sta significando per me, perché lo sapete, ve l'ho detto attraverso i social, comunque con i post qua nella sezione community su YouTube, quello che sta accadendo, perché comunque mi sono un attimino appunto switchata su off, ragazzi, sia sul sito Viola sia qua su YouTube. Il motivo lo sapete, quindi non è che è un segreto e vi sto a svelare insomma il segreto nazionale dell'anno, diciamo così. Scusate le mie condizioni, tra l'altro, però sinceramente ragazzi credo di stare cambiando anche un pochettino da questo punto di vista, perché se siamo sempre fissi sull'idea che bisogna essere, non lo so, visivamente perfetti comunque per stare sui social, penso che già sia un modo sbagliato di partire. Quindi lo sapete, a me solitamente ragazzi negli ultimi tempi mi avete vista sempre comunque truccata, eccetera eccetera. Quest'oggi mi sono detta, ma sai che io faccio un video così, completamente al naturale, diciamo così, in pigiama e tutto il resto. Non credo che potrò parlare molto perché purtroppo la batteria della macchinetta già si sta scaricando. In ogni caso, ragazzi, ci tenevo a fare questo video appunto per dirvi comunque di persona, e ve l'ho detto già pochissimo tempo fa, che comunque vi penso sempre. Non voglio che voi pensiate che mi sono presa questo periodo di pausa perché sono stufa delle cose che faccio, tipo video, tipo live, o che magari mi sono stufata di voi, ecco. Ci mancherebbe altro, ragazzi, vi penso sempre, lo sapete, il bene che vi voglio e quanto comunque queste attività sul web per me abbiano sempre significato moltissimo, quindi sia i video sia le live. Perché ragazzi siete sempre stati voi e comunque siete sempre voi che rendete queste mie attività speciali. Ve l'ho sempre detto e ci tenevo appunto a ribadirlo, a ricordarvelo. Come vi ho detto in un post che ho pubblicato un pochettino di tempo fa, mi rendo conto che probabilmente dopo questi periodi di pausa, diciamo così, diverse persone magari decideranno di smettere di seguirmi perché non so, non se la sentono di stare lì a comprendere i motivi che mi hanno spinta appunto a fermarmi, perché raga, si sa, le persone comunque si stufano molto facilmente, quindi so che di sicuro ci saranno tante persone che probabilmente quando tornerò, perché comunque tornerò in un modo o nell'altro, non torneranno insieme a me. Devo dirvi, mi dispiace, sinceramente no, ragazzi, perché ovviamente comunque poi tutti sono liberi. Chiunque è liberissimo ovviamente di non tornare insieme a me, però come vi avevo detto, anche se dovessi restare in pochi ragazzi, sia sul sito Viola o comunque sia qui su YouTube, sinceramente sarò contenta uguale, contentissimo uguale, anzi forse sarò contenta ancora di più, perché sicuramente avrete molto più valore voi, anche se in pochi, che invece avete deciso comunque sempre di restare, di non lasciarmi andare tra virgolette nonostante tutto, perché significa che comunque diversi di voi provano un, non lo so se è un sentimento comunque di affetto nei miei confronti o comunque nei confronti di quello che faccio, che ho sempre fatto, e quindi questo ovviamente dà il doppio, ragazzi, del significato a coloro che appunto decideranno di ritornare insieme a me, diciamo così. Quindi io, lo sapete, non mi ringrazio mai abbastanza, ragazzi, per esserci, per non abbandonarmi mai e comunque per essere sempre molto comprensivi nei miei confronti, perché ragazzi, appunto, vi ho detto che ho deciso di intraprendere un percorso di miglioramento personale in quest'ultimo periodo. E specialmente appunto negli ultimi mesi, dopo che ho passato insomma un altro periodo un pochettino buio della mia vita, dopo tanti anni che non mi succedeva, mesi fa purtroppo è successo di nuovo. Però queste cose, ragazzi, io credo non succedono mai per caso, per quanto possano essere cose brutte, comunque devono sicuramente servirci per migliorarci, perché queste cose possono portarti a fare due cose: o ad affossarti completamente, quindi a tirarti il più profondamente possibile all'interno del baratro di te stesso, oppure possono portarti magari sì a crollare, a cadere, ma a farti quindi rendere conto di avere la forza necessaria per poterti rialzare. E quando ci si rialza, ragazzi, dopo certi momenti, certe situazioni, probabilmente ci si rialza ancora più forti di prima, perché appunto queste poi sono cose che
ci insegnano sicuramente a non magari ripetere, non so, certi errori, comunque evitare certe situazioni, comunque ci insegnano sicuramente ad essere persone migliori. Quindi io ho intrapreso questo percorso, ragazzi, dopo questo periodo buio di qualche mese fa, perché mi sono resa conto che comunque non vale davvero la pena, ragazzi. Questo video volevo usarlo anche per mandarvi e lanciarvi questo messaggio, perché ci sono stati diversi di voi che mi hanno mandato messaggi su Instagram dicendomi che magari le parole che scrivo sono loro di aiuto, e questa cosa mi rende veramente molto contenta, ragazzi. Quindi volevo che questo video servisse pure come messaggio magari a tutte quelle persone che, non so, in questo momento stanno lottando o comunque stanno cercando di migliorarsi o comunque di superare un periodo brutto. Ovviamente le situazioni non sono mai uguali, ragazzi, ma appunto volevo dirvi questo, che non bisogna mai buttarsi troppo giù, o perlomeno comunque non farsi mai schiacciare, perché cadere e crollare è umano, è normale, ma poi sta a noi, ragazzi, decidere di rialzarci ancora più forti di prima. E ricordatevi che la forza ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo tutti, a volte è molto sepolta dentro di noi, e quindi sta a noi comunque fare un gran lavoro per riuscire a trovarla. Ma quando poi si riesce a trovarla, ragazzi, ci si rende conto davvero della grandezza di quella forza e di come poterla usare a proprio vantaggio anche da quel momento in avanti, ok, nella vita. E quindi volevo dirvi anche questo, che ho intrapreso questo percorso di miglioramento personale. Non è assolutamente facile, perché, ragazzi, ho sempre vissuto come una persona che ha reagito sempre in maniera negativa alla vita, alle situazioni, in maniera ansiosa. Sono sempre stata una persona molto pessimista, molto negativa, molto ansiosa per tutta la mia vita. Quindi è ovvio che non si riesce a risolvere certi problemi o certi lati del proprio carattere nel giro di pochi mesi, ma l'importante è comunque persistere, ragazzi, non arrendersi, nonostante appunto comunque a volte purtroppo si ripresentino dei momenti di scoraggiamento, dei momenti in cui senti di non farcela. È normalissimo, non siamo, ragazzi, dei, e non abbiamo formule magiche per poterci guarire da un giorno all'altro, ma l'importante è non arrendersi mai, ragazzi, l'importante è persistere. Tenete a mente questo verbo qua, perché penso sia una di quelle cose che dovrebbero stamparcisi in testa, perché non bisogna mai smettere di persistere, ragazzi, per raggiungere i propri obiettivi, a maggior ragione se si tratta comunque di miglioramento personale, perché non si smette mai comunque di migliorare se stessi, ragazzi. E l'importante è voler comunque sempre imparare cose nuove, imparare dalla vita, imparare dalle altre persone, imparare da se stessi, perché dobbiamo ricordarci che fondamentalmente, ragazzi, quello che cerchiamo, la serenità che cerchiamo, la guarigione che cerchiamo, non c'è data da cose al di fuori di noi, ma possiamo trovarle solo ed unicamente dentro di noi. Certo, cose esterne possono magari darci una mano a tenerci su, non è detto, perché poi dipende, però ci possono dare una mano a tenerci su, però quello che ci tiene su, ragazzi, fondamentalmente è il nostro io, siamo noi. Quindi ricordiamoci di non cercare all'esterno la serenità che abbiamo già dentro di noi, perché quella serenità già c'è, però bisogna essere capaci e forti a tal punto da riuscire a trovarla. Ma tutti possono riuscirci. Io mi sto sforzando tantissimo, sto vedendo comunque dei risultati, ci vuole tempo, purtroppo appunto non sono cose che si sbrigano nel giro di un mese o due, ma l'importante appunto è persistere, comunque essere convinti di quello che si sta facendo e volerlo a tutti i costi, ragazzi, perché comunque non dobbiamo mai smettere di voler imparare, non dobbiamo mai smettere di volerci migliorare, perché possiamo essere sempre la migliore versione di noi stessi, poi sta a noi decidere se esserlo o meno. E io ero stufa, ragazzi, di essere la peggiore versione di me stessa, ero stufa di rovinarmi la vita, perché alla fine me la stavo rovinando da sola. Quindi quello che voglio è essere la migliore versione di me stessa, sto vedendo già dei risultati, io non mi sto facendo aiutare da nessuno, ma non dimenticatevi, ragazzi, appunto, che se uno sente di non farcela da solo, comunque può sempre anche chiedere l'aiuto di specialisti, che ci sono apposta per questo, per fortuna che ci sono. Io ho deciso di intraprendere questo percorso da sola, ce la sto facendo da sola, quindi non ho sentito il bisogno comunque di aiuti esterni. Io ce la sto facendo da sola, sto già vedendo dei risultati, sono contenta. Non vi nascondo che ci sono momenti in cui purtroppo appunto mi sembra di ricrollare, diciamo così, però nonostante tutto, nonostante ci siano giornate in cui magari mi sento un pochettino più giù, un pochettino più triste, cerco sempre di trovare il raggio di sole all'interno delle nubi, diciamo così, perché ricordatevi, ragazzi, che il sole torna sempre a splendere. Per quanto possa
esserci cattivo tempo, possa esserci la pioggia, possano esserci le nuvole, il sole è sempre là dietro, quindi non dobbiamo mai smettere di volere il sole. Quindi non dobbiamo mai smettere di cercare il sole, perché alla fine comunque si riesce sempre a trovarlo, ecco, diciamo così. Se vi posso dare un consiglio, ragazzi, l'ho già detto diverse volte ma lo ripeto, vi consiglio di guardarvi il film Soul. Lo trovate su Disney Plus, è della Pixar, ragazzi, e io l'ho dovuto guardare un paio di volte prima di capire davvero appieno cosa quel film significhi. Quel film, ragazzi, a me mi ha aperto davvero un mondo e ha significato davvero tanto per me. Si è scaricata la batteria, per fortuna ne avevo una di riserva, ma pure questa sta per scaricarsi. Quindi vi stavo parlando di Soul, ragazzi. Ho detto che quel film a me mi ha cambiato davvero la vita, perché ti fa davvero capire appunto cosa significa vivere, o comunque a me personalmente, ragazzi, ha aperto gli occhi proprio sul significato della vita. Vi ripeto, io vi straconsiglio di guardarlo e cercate di carpire il suo vero significato, che può essere un pochettino complicato. Infatti alla prima visione, ragazzi, non l'ho capito e l'ho dovuto riguardare una seconda volta per capirlo davvero, ed ero appunto nel periodo più buio di questi ultimi mesi di cui parlavo poco fa. Quel film mi ha fatto scattare la scintilla, probabilmente, e nel film tra l'altro si parla proprio di scintilla, per assurdo, adesso che ci penso, e mi ha aperto gli occhi, perché purtroppo, ragazzi, spesso davvero dimentichiamo quello che significa vivere, o perlomeno quali dovrebbero essere le cose davvero importanti nella vita. Lo dimentichiamo spesso, anzi probabilmente lo dimentichiamo quasi sempre, perché ci ritroviamo sempre a vivere con una costante sensazione di insoddisfazione, come se sempre appunto ci mancasse qualcosa, come se mai riuscissimo ad avere qualcosa che ci fa sentire completamente appagati, completamente felici. Non so se questa è l'influenza della società, non so se questo dipende dal modo in cui è stata impostata la vita nel corso degli anni dalle passate generazioni, sinceramente non lo so. Fatto sta che perdiamo di vista davvero l'essenziale, ragazzi, quelle che davvero dovrebbero essere le cose importanti nella nostra vita, e ci dimentichiamo appunto di essere grati per quello che già abbiamo. Noi ci concentriamo sempre su quello che non abbiamo e perdiamo di vista invece quello che già abbiamo, e dimentichiamo di essere grati per quello che già abbiamo. E questo è un grandissimo errore, ragazzi, perché se già fossimo grati e contenti di quello che abbiamo, probabilmente vivremmo la vita con un pochettino più di serenità, di spensieratezza, senza questo costante bisogno di avere, di trovare, di vedere, di ottenere. Quindi probabilmente riusciremo anche ad ottenere le cose che vogliamo, forse più facilmente, non lo so, però dimentichiamo le cose importanti. E quindi io vi ripeto, vi straconsiglio, ci tenevo a farlo, a guardarvi questo film, e se non riuscite a carpire il significato alla prima visione, riguardatelo magari dopo un pochettino di tempo, guardatelo insieme a qualche amico, un fratello, una sorella, un padre, una madre, non lo so, guardatelo anche insieme a qualcuno, probabilmente, che può darvi anche il suo parere. Perché io la seconda volta che l'ho guardato, ragazzi, l'ho guardato insieme a mia madre, e grazie a lei anche e alla sua analisi che ho potuto capire profondamente il significato di quel film. Quindi questo è il consiglio che vi do, visto che si stava parlando comunque di questo, di vita, di miglioramento, di dare importanza alle cose piccole, che per quanto piccole invece sono le più grandi. Essere grati, sapete che io vi ringrazio sempre, ragazzi, la gratitudine penso sia una di quelle cose importanti e che appunto spesso ci dimentichiamo, e che io non voglio mai dimenticare, per questo che io vi ringrazio sempre, ragazzi, di cuore. Probabilmente ho straparlato anche oggi, però ci tenevo, insomma, ci tenevo comunque a parlarvi direttamente. In ogni caso, ragazzi, questo non è un addio, non vi sto dicendo sparisco per 20 secoli, assolutamente, vedrò di tornare il prima possibile. Probabilmente, ragazzi, qui sul tubo non pubblicherò video tutti i santi giorni, però comunque voglio tornare ovviamente anche a pubblicare video, anche perché abbiamo lasciato in sospeso alcune serie, comunque ci saranno alcune cosette che dovrò rivalutare. In ogni caso, ci rivediamo sia qui sia sul sito Viola, comunque ci vediamo, ragazzi, sui social. Se volete appunto potete seguirmi comunque su Instagram, lì sono un pelino più attiva, anche se appunto ultimamente, ragazzi, i social li ho un pochettino accantonati, diciamo così, ma comunque se volete ci sentiamo anche lì, non so.
per qualsiasi cosa. Quindi grazie, grazie, grazie veramente di cuore a tutti i ragazzi, tutti voi, ai commenti che mi lasciate sotto i post, ai messaggi che mi mandate, comunque di comprensione, di pazienza, di incoraggiamento. Non sarò mai grata abbastanza, ragazzi, per tutto l'affetto che provate per me, quindi significano tanto queste cose, volevo che lo sapeste, quindi grazie, grazie, grazie veramente dal più profondo del cuore, ragazzi, per tutto, per esserci, per l'affetto, per qualsiasi cosa, grazie. Vi penso sempre, ricordatevelo, vi voglio un mondo di bene. Comunque ci aggiorniamo sui social e ci rivedremo, forse fra non molto, sia qui sia sul sito Viola. Quindi grazie davvero di cuore a tutti, ragazzi, vi voglio bene.